Oggi siamo in Valle di Sole per raccontarvi una serie di storie di allevatori, di malgari, ma anche dei prodotti del territorio. La montagna è anche un lungo racconto di uomini e donne che hanno scelto di vivere altrimenti. Per questo siamo tornati sugli alpeggi della Valle di Sole per trovare amici disposti a raccontarci le loro vite vissute a contatto dei grandi insegnamenti di questi luoghi. Siamo a Malga Mondent, Monte di Dentro, sulla montagna di Pracorno, all'inizio della Valle di Rabbi. Davanti a noi si estende il gruppo del Brenta e quindi le propaggini della Presanella e del gruppo Ortles Cevedale. Sono con Alberto Marinolli, che da 6 anni gestisce questa malga che appartiene all'uso civico di Arnago, una piccola frazione di Malé. Ti vediamo impegnato nella caserata, dove utilizzi il latte della sera scremato e il latte intero della mattina. Si toglie la panna per il burro, sì, dopo rimane il latte scremato, se lo porta nella caldaia e assieme a quello della mattina che si munge. Ovviamente si può fare anche il cassoulet, si utilizza però il latte intero a fare il cassoulet. C'è un grande rispetto per la manualità, per le giuste temperature, il fuoco è sempre naturale. Sì, sì. Legna di larice, sempre, o anche abete, per cui basta sempre legna che brucia. Infatti ti vediamo impegnato mentre stai tagliando la legna, e bisogna anche dire che questa è un'operazione che a voi serve per il fuoco, ma è anche un'operazione ecologica. Bisogna sempre tagliare, perché far pulizia dove ci sono piante magari sradicate, tagliarle, adoperarle, bruciarle per fare il pascolo un po' più grande, insomma. Vediamo la preparazione del burro, e anche qui c'è un uso delle mani. So che c'è un perché. Sì, perché con le mani si schiaccia fuori, rimane ancora un po' di latticello, bisogna schiacciarlo fuori, poi si risciacqua ancora un po' il burro, e si mette nello stampo. E... Veniamo a ciò che è la ricotta, ovvero la poina nel dialetto trentino. È l'ultimo dei prodotti della caseificazione. Come si ottiene? La ricotta, quello che rimane dopo il formaggio, bisogna riscaldare ancora sempre col fuoco fino a portarlo alla temperatura, che dopo viene la ricotta a 72 gradi, presa poco, fino che bolle, insomma, la poina. In diverse malghe vige ancora il sistema turnario di ripartizione del prodotto. Ad ogni munta viene pesato il latte e ad ogni proprietario viene periodicamente consegnato l'equivalente in formaggio. Stiamo vedendo l'operazione della marchiatura, attraverso la quale innanzitutto si mette la data. Bisogna mettere la data e il numero del proprietario. Questo significa che tutta la produzione di oggi va al proprietario numero uno. Il numero uno. In questa malga quanti associati ci sono? Quanti sono proprietari? 11 proprietari. Che portano qui le loro vacche. Sì, per dire, il numero uno ce n'ha 6, il numero due ce n'ha una, il tre magari ce n'ha 4. La Valle di Sole, con le laterali di Peio e Rabbi, è ancora molto ricca di alpeggi. Qui incontriamo i veri guardiani delle Alpi, e con essi diversi giovani, che hanno capito che la malga è il cuore e l'anima della zootecnia di montagna.
Vi raccontiamo la storia di Enrico Magnini, un giovane allevatore di Vermiglio che è diventato capomalga. Siamo sull'alpeggio di Vermiglio, qui al passo del Tonale, proprio di fronte al complesso della Presanella. Enrico, cosa significa essere capomalga? Ma è una responsabilità, innanzitutto perché insomma ci sono vari compiti da svolgere, molte questioni da sbrigare e quant'altro. E dopo, per andare in malga bisogna crederci. Io, giovane, ho un'azienda con circa una trentina di uva in stalla. Io ci credo, ci ho sempre creduto alla mia famiglia, siamo allevatori da generazione. E noi ci crediamo, e io specialmente, essendo presidente, ci credo in maggior maniera, insomma. La società ha un nome specifico, perché è la società Malga di Vermiglio, e il capomalga in dialetto ha anche una denominazione particolare. Sì, il capomalga è detto Maser, insomma, nel dialetto vermigliano, Masai nell'altra parte della Val di Sole. Diciamo, era quello che praticamente fungeva un po' da capo e gestiva il pascolo, gestiva la malga, gestiva gli operai, o comunque gli operai, chiamiamoli i pastori, perché bisogna parlare di pastori in questo caso. Anche in queste vallate si assiste ad un ritorno alla terra. Giovani che scelgono l'agricoltura con uno spirito di libertà, animati da valori quali la solidarietà e l'indipendenza. A Peio incontriamo Marco Lualdi, un giovane allevatore di capre e vacche da latte. Una storia, quella di Marco, che ci insegna quanto è grande la passione per la montagna. Marco viene dalla provincia di Varese. Hai scelto il Trentino perché? Perché mi piace molto la montagna e ho la passione per le bestie, e ho legato queste due passioni e ho fatto un'azienda di capre e vacche da latte. Questa stalla è anche un punto di riferimento per tanti visitatori che sono interessati al tuo lavoro. Sì, vengono molte persone, molti turisti la sera a guardare la mungitura del capre alle 5-5 e mezza la sera, e vedono la mungitura delle capre che non la vedono in molti posti. E... Da qui il tuo interesse per la filiera corta. Sì, io faccio lavorare il mio latte e produco formaggio e lo vendo qui alla stalla, ho un punto vendita qui alla stalla e vendo ai turisti. Quello dell'allevatore non è un mestiere per soli uomini. Il presidio della montagna viene garantito anche da molte donne che, storicamente, hanno mantenuto una loro autonomia culturale e di genere rispetto al resto della comunità alpina. Questa è la storia di Lina Zappini da Piazzola di Rabbi. Lina, ti stiamo vedendo al lavoro con la figlia Anna. Possiamo dire che nella tua azienda le protagoniste sono innanzitutto le donne. Sì, anche se il marito mi dà una bella mano nel lavoro della stalla e anche nei prati. La tua è una piccola stalla. Sì, 16 mucche da latte e 6 mazzette. Una stalla come la tua quanto territorio presidia? Io lavoro all'incirca 12 ettari di prati, situati, come vedete, un po' in pendio, pochi in pianura. Non è facile, è tutto in pendenza. Sì, tutto in pendenza. Però c'è anche la meccanizzazione al femminile, te la cavi benissimo col tuo trattore caricafieno. Sì, sì, se non c'è nessuno mi arrangio a portare avanti il lavoro della giornata. Nello stesso tempo è fondamentale qui in montagna anche la manualità. Certo, soprattutto la manualità. E la passione, la buona volontà anche. L'alpeggio appartiene al cosiddetto paesaggio culturale, che differisce da quello naturale in quanto è stato modellato dal lavoro di dissodamento operato nel passato. Per mantenere l'equilibrio ecologico in questo ambiente, evitando il ritorno del bosco e l'invasione di piante infestanti, i gestori delle malghe ricorrono a rigidi regolamenti.
Nelle nostre malghe, no, ancora dal tempo antico, era consuetudine, anzi era d'obbligo, eseguire le cosiddette giornate a comun, no? Che sono praticamente un giorno di lavoro ogni capo alpeggiato in malga, sia per quanto riguarda le vacche che per quanto riguarda le manze. Noi non abbiamo bisogno di soldi, il territorio ha bisogno di lavoro, ha bisogno di una giornata di lavoro. La proprietà delle malghe è in genere pubblica attraverso le ASUC, amministrazioni separate degli usi civici, oppure in forma di proprietà collettiva, come nel caso delle regole e delle consortele. La consortella è un'associazione formata da diverse persone. In questo caso sono circa un centinaio di persone che a suo tempo hanno acquistato la proprietà nel 1700 erotti dai conti Thun di Caldest, e è stata suddivisa in 40 anni, 7056 40 anni, e fino a 20-30 anni fa per alpeggiare le mucche bisognava avere almeno 84-40 anni. E sono state costruite due malghe, la malga Monte Sole Alta e la malga Monte Sole Bassa, che contenevano 84 mucche. Ed ora vi raccontiamo la storia di Stefano Albasini, che oggi fa l'allevatore, ma prima faceva un altro mestiere. Sì, prima lavoravo nel settore del turismo, facevo il cameriere, poi dopo ho incontrato mia moglie, e lei aveva un'azienda agricola, ci siamo sposati. E il suocero mi ha passato l'azienda. Questo dunque è diventato il tuo mondo? Sì, è diventato il mio mondo, avevo sempre avuto la pazzia del bestiame e dell'agricoltura, e adesso ci sono in mezzo e con molto piacere. Anche. Qui in Valle di Rabbi ci sono altri giovani che seguono un po' il tuo esempio? Sì, ce ne sono altri tre che hanno iniziato anche loro questa attività e sembrano abbastanza contenti, speriamo che vadano avanti anche loro. Le storie dell'alpeggio e dell'allevamento in montagna appartengono al tempo presente, non ad un passato indefinito e nostalgico. Sono una sfida continua fra senso del limite, imposto dall'Alpe, e opportunità di un ambiente unico per prodotti altrettanto unici. Da qui l'importanza dell'alleanza fra territorio e ricerca. Un tempo era fondamentale l'esperienza, adesso con il supporto della scienza si riescono a mantenere pratiche come la lotta agli infestanti nei pascoli o una buona concimazione in area montana. La malga come luogo di rivalutazione e scoperta delle prelibatezze alpine, ad iniziare dai casoleti enostrani, passando per le tante caciotte fino alla ricotta, al burro e al trentingrana. Ci sono le cosiddette malghe da formaggio, dove il prodotto viene lavorato direttamente in loco, e ci sono quelle che potremmo definire le malghe da latte, dove il prodotto viene portato a valle presso i caseifici. È il caso della struttura cooperativa Presanella di Mezzana. Sono con Paolo Cazzuffi, che è un socio di questo caseificio. Qui ci troviamo a Malga Pontevecchio, attorno a noi le montagne dell'Alta Valle di Peio. Una malga da latte. Sì, abbiamo tre malghe, la malga questa qui, malga Pontevecchio, la malga in Tonale e la malga di Messana, che portano tutte il latte a Messana, al caseificio Presanella. Una scelta attraverso la quale avete inteso razionalizzare il vostro lavoro. Esattamente, perché anche per produrre il formaggio in malga ci vuole tanto le strutture adeguate, e qui non ci sono, e costruirle nuove per queste quantità di latte non vale la pena, visto che abbiamo un caseificio che lo valorizza molto bene, con questo, soprattutto col grana di malga, perché abbiamo un buon prodotto. Le malghe sono anche il simbolo dell'autogoverno del territorio trentino, fin da quando i nostri antenati si sono misurati con la necessità di definire delle specifiche regole nella gestione collettiva di questi delicati spazi di vita. Per questo è necessario il massimo rispetto di questi luoghi, evitando gestioni improprie. Certe amministrazioni comunali che per qualche migliaia di euro affittano le malghe a gente esterna, che le prendono solo per una mera speculazione e poi magari vengono anche abbandonate. O sicuramente non sarà un'attività che ha prospettive, questo è certo.
c'è stato questo grande investimento che la provincia ha fatto e continua a fare per mantenere le malghe, per mantenere le aziende, e questo è possibile solo grazie all'autonomia che noi abbiamo. In Valle di Sole parole come filiera corta e vendita diretta sono di casa. I due caseifici sociali, di Terzolas e di Mezzana, hanno sviluppato diverse forme di promozione ed alleanza con il consumatore anche attraverso specifici accordi intercooperativi. In tempi di crisi globale si riscopre il valore del locale, senza peraltro rinunciare alla filiera lunga della commercializzazione. Particolarmente interessanti anche per le tasche del consumatore si sono rivelati i recenti accordi fra il caseificio Cercen e la rete delle famiglie cooperative Solandre. Stiamo dando veramente impulso alla valorizzazione dei prodotti del territorio, quindi dalla zootecnia all'apicoltura e prodotti che i nostri produttori mettono in campo, e noi attraverso la rete dei nostri 9 negozi diamo loro visibilità. L'obiettivo nostro è quello proprio di valorizzare la produzione locale a tutti i livelli del mondo cooperativo, del mondo dell'agricoltura, perché crediamo sia un elemento trainante della nostra economia. E dalla Valle di Sole diamo ora la linea a Jacopo Tomasi per l'Istituto Agrario. Ci ritroveremo sempre a fine rubrica per parlare ancora di malghe e allevatori in Valle di Sole. Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dedicata all'attività della Fondazione Edmund Mach. Oggi parleremo di un'importante scoperta che è stata realizzata qui a San Michele. Un gruppo di ricercatori, infatti, è riuscito a sequenziare per la prima volta il genoma della Drosophila Suzuki, il moscerino dei piccoli frutti che da diversi anni sta creando non pochi problemi ai produttori di tutto il mondo. Questo piccolissimo insetto sta infestando le coltivazioni di more, fragole, mirtilli in diversi paesi ed anche in Trentino, e la Fondazione Mach è operativa per cercare dei metodi di contrasto. In questo il sequenziamento del genoma può dare un contributo importante. Ce ne spiega Omar Rota Stabelli, ricercatore della Fondazione Edmund Mach. Ecco, innanzitutto quello che ha in mano è il genoma della Drosophila Suzuki. È stato complicato individuarlo? Non così complesso. In realtà questo è solo il genoma estratto, poi deve essere mandato a dei centri di sequenziamento come quello che abbiamo qui in FEM per essere sequenziato, e in più e soprattutto deve essere assemblato, cioè tutti i piccoli pezzetti del puzzle del genoma devono essere messi assieme per poterli comprendere. E questo è stato fatto in tempi molto brevi, in quanto ora la FEM ha fatto investimenti negli anni passati con gli altri genomi, quindi aveva tutte le conoscenze, nonché anche i macchinari per sequenziare e comprendere il genoma in tempi molto rapidi. Perché l'avete sequenziato? Allora, fondamentalmente per assistere diverse linee di ricerca che abbiamo in corso. Quella forse principale è quella di migliorare le trappole, che sono uno dei punti chiavi nella lotta alla Drosophila Suzuki, e migliorare le trappole consiste anche, per esempio, nel trovare all'interno del genoma tutti i geni che permettono a questo animale di annusare, quindi di trovare il frutto fresco. L'idea è di studiare bene questi geni, capire quali sono quelli specifici della Suzuki e poi cercare di disegnare degli attrattivi su questi geni. Immagino che abbiate dei primi risultati in merito a questo sequenziamento. Cosa vi stanno dicendo? Allora, innanzitutto adesso abbiamo una lista di geni interessanti che stiamo analizzando uno per uno. Sembrano geni che sono molto particolari, strani nella Drosophila Suzuki, per cui sono promettenti, stiamo analizzando uno per uno. In più abbiamo ricostruito la storia evolutiva di questo animale e stiamo anche incrociando i dati con quelli del centro di trasferimento tecnologico,
Questo perché stiamo vedendo che abbiamo delle evidenze genomiche che questo animale è molto adattato a un clima tipicamente trentino. Questo perché si è sviluppato 8 milioni di anni fa in regioni della Cina che hanno un clima molto simile a quello trentino. Vediamo adesso cosa si sta facendo in campo concretamente contro questo insetto. Siamo a Viarago, in Val Sugana, nell'azienda Zampedri, in compagnia di Claudio Ioriatti, del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach. Ioriatti, cos'è questo barattolino rosso che abbiamo alle nostre spalle? Questa è una trappola che il signor Zampedri ha collocato lungo tutto il perimetro dell'appezzamento con l'intenzione di intercettare l'insetto che dall'esterno della coltura viene attratto dalla frutta in maturazione. Quindi è un metodo che va sotto il nome di catture massali o mass trapping ed è del tutto ecologico, nel senso che l'insetto entra nella trappola attraverso dei forellini e rimane annegato all'interno della soluzione liquida. E la Fondazione Mach cosa c'entra in tutto questo? Il mass trapping è una tecnica che è sviluppata per tanti altri insetti. La Fondazione Mach, in particolare l'unità che si occupa di piccoli frutti, ha adattato questo sistema alle specifiche condizioni culturali del Trentino e dei piccoli frutti. Innanzitutto mettendo a punto la trappola, quindi modificando la forma, il colore, le dimensioni del foro, ma soprattutto mettendo a punto la soluzione attrattiva che è appunto un liquido con del vino, dell'aceto, dello zucchero, e in questa maniera si è aumentato notevolmente la potenzialità attrattive. Poi ha verificato in campo l'effettiva efficacia di questo metodo con delle prove sperimentali e poi in collaborazione con la cooperativa Sant'Orsola ha applicato, e siamo a questo stadio, su vasta scala questo metodo. Pensate che la cooperativa Sant'Orsola, che si è fatta carico del reperimento del materiale e della distribuzione del materiale e della soluzione attrattiva, ha attualmente distribuito 45.000 trappole e 250 ettolitri di soluzione attrattiva. E questo metodo quindi funziona? Sembra dare delle risposte confortanti? I dati preliminari sembrano molto molto incoraggianti, la percentuale di campioni infestati che arrivano in cooperativa sono di gran lunga inferiori a quelli degli anni precedenti. È importante però che perché il metodo funzioni, che ci sia una particolare attenzione da parte del produttore nel rinnovare la soluzione attrattiva settimanalmente. In futuro speriamo che la ricerca metta a disposizione degli attrattivi sintetici che quindi riducano significativamente il tempo dedicato appunto alla manutenzione di queste trappole. Il sequenziamento del DNA della Drosophila Suzuki rappresenta un altro importante risultato ottenuto dai ricercatori della Fondazione Edmund Mach nel campo della genomica. Negli anni scorsi infatti erano stati sequenziati i genomi di vite, melo e fragola. Roberto Viola è direttore del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach. Dottor Viola, questo traguardo rappresenta un altro importante risultato e dimostra il ruolo internazionale della Fondazione Mach nell'ambito della ricerca. Sì, innanzitutto bisogna dire che questi progetti sono tutti finalizzati al sostegno e alla sostenibilità del sistema agricolo trentino. Noi ci siamo focalizzati su tematiche di interesse locale, ma abbiamo utilizzato un approccio scientifico moderno. Questo approccio scientifico, che non è utilizzato solo da noi, ma dai centri di ricerca a livello mondiale, oggi mi riferisco soprattutto alla genomica, è il nuovo paradigma di riferimento. Questi risultati e soprattutto la visibilità che ci hanno dati consentirà in un futuro non troppo distante di garantire delle ricadute importanti sul territorio, ma ha già stabilito la Fondazione Mach e il centro di ricerca tra i principali centri di ricerca internazionali in questi settori di riferimento. Anche questa puntata dedicata all'attività della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige è terminata. Non mi resta che girare la linea a Walter Nicoletti e darvi appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.
Una componente importante del sistema zootecnico Solandro è anche quella rappresentata da alcuni piccoli caseifici privati e da quello turnario di Peio. Abbiamo 5 soci con latte di mucca, sì che le faccio un esempio, se abbiamo 7 quintali al giorno di latte, il socio che ne porta un quintale al giorno, ogni 7 giorni si porta via la produzione e si vende il formaggio lui. Un sistema che potremmo definire egualitario, tanto viene conferito, tanto ti ritorna in equivalente di formaggio. Esatto, sì sì. Poi dicevo, o che se lo vende lui o che lo lascia a disposizione dello spaccio e glielo vendiamo noi per conto suo, insomma. La caratteristica del casolete è quella di essere prodotto con latte crudo. Esatto, infatti siamo Presidio Slow Food apposta perché non pastorizziamo assolutamente il latte noi, visto che abbiamo un ottimo latte anche. Si scalda il latte praticamente a temperatura di munta a 37 centigradi a volte. Nel territorio della Valle di Sole troviamo il Parco Naturale Adamello Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio. In questo ambiente naturale le malghe diventano anche una sorta di destinazione di un turismo rivolto all'ambiente e alla cultura e alla storia materiale. Con noi c'è Lorenzo Valenti, che è un amico guida alpina. Le malghe, Lorenzo, rientrano anche nella vostra attività di guide alpine? Certo, sicuramente. Tutto l'ambiente alpino, che comprende proprio la parte delle malghe, è una parte importante delle gite, delle attività che facciamo, che svolgiamo. In qualche modo fate cultura, trasmettete valori che appartengono alla storia contadina. Sicuramente perché il valore delle attività delle malghe in tutte le Alpi, specialmente qua in Val di Sole, ha un'importanza molto rilevante e ci dà la possibilità a noi, oltre che di trasmettere quelle che sono le conoscenze alpinistiche della valle, anche quelle che sono le conoscenze culturali della valle e della gestione del territorio di media montagna. Le malghe diventano una destinazione per un turismo responsabile ed attento alla tradizione, grazie anche a nuove iniziative come nel caso del progetto di recupero dei sentieri delle malghe della Val di Rabbi. Consiste nel recupero di un sentiero che in gran parte è già attivo perché i pezzi di sentiero sulle montagne ci sono sempre, ma sarà collegato per intero e quindi partirà da questo punto del Mondente, qui di Arnago, attraversando tutta la valle di Rabbi per arrivare fino al Dorigoni, dove il Dorigoni in fondo valle, e dove girerà per andare in sponda destra orografica del Rabies, quindi sul gruppo del Monte Sole, fino a Polinar sopra San Bernardo, dove rientrerà appunto nella bassa valle. Sviluppo integrato, una formula che ripropone il valore della comunità e la forza del territorio. Ma il progetto leader come filosofia di base ha sicuramente quella di aumentare la ruralità del territorio, recuperare quella che era la vocazione originaria, che è quella dell'agricoltura di montagna, rispetto a un'invasione del turismo che è stato di massa e che oggi segna un po' il passo. Quindi questa è una prima direttiva molto forte. La seconda è quella che riguarda l'aumento della professionalità degli operatori sia nel campo agricolo sia nel campo turistico. L'alpeggio è anch'esso un simbolo del presidio umano in quota e della sua capacità di autogoverno. Per questo alle malghe si interessano anche diversi cittadini che qui ritrovano una parte essenziale della loro identità territoriale. Heike è una vacca di razza grigio alpina, il cui proprietario è Lorenzo Dellai, presidente della provincia autonoma di Trento. Anche in questo momento di difficoltà dovremmo essere a fianco della provincia proprio per la lotta che fa con Roma per mantenere questa autonomia. Perché se noi osserviamo l'arco alpino sul versante italiano,
la zootecnia dove è resistita è stata in provincia di Bolzano, in provincia di Trento e in Val d'Aosta, dove c'è questa autonomia speciale. Finché ci saranno le malghe alpeggiate da pastori e malgari, vivrà dentro la comunità trentina lo spirito originario del fare da sé, nel rispetto dell'autonomia degli altri territori. È questo l'impegno che fa degli allevatori i veri custodi del loro ambiente e dello spirito di partecipazione e responsabilità che lo governa. E noi, cari amici, ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto dalla Valle di Sole, ciao!